Due giovani rientrati a Casteldaccia da fuori paese sono risultati positivi al Covid-19. Ne ha dato notizia il sindaco Giovanni Di Giacinto, che a sua volta era stato informato dall'ASP di Bagheria dopo i risultati dei tamponi di controllo effettuati nei giorni scorsi. I due ragazzi, che sarebbero asintomatici, sono stati posti in quarantena ed hanno preso tutte le precauzioni del caso durante il trasferimento in paese. Oggi sto qui per la trasparenza che dobbiamo utilizzare in questo periodo a comunicare all'intera comunità di Casteldaccia che dietro comunicazione dell'ASP di Bagheria, dopo aver fatto due tamponi a due ragazzi che vengono da fuori del nostro territorio e che hanno l'obbligo di fare il controllo per il Covid-19, l'ASP ci ha comunicato che questi due ragazzi sono positivi. Io ho il dovere di comunicarlo a tutta la comunità, senza che questa possa mettere in allarme la nostra comunità, perché fino ad oggi eravamo rimasti immuni ed esenti da persone che, anche venuti da fuori, avevano già fatto i controlli del Covid-19 e che erano risultati negativi. Purtroppo questi due ragazzi sono risultati positivi. Sono come erano prima e continuano ad essere anche oggi in quarantena a casa. Nel loro tragitto per arrivare a Casteldaccia sono state utilizzate già prima di sapere che avevano il Covid tutte quelle misure che sono previste dalla legge, quindi non c'è stato contatto con nessuno. Per cui adesso, senza allarmismi e senza nient'altro che possa preoccupare la nostra comunità, dobbiamo aspettare gli ulteriori 15 giorni affinché si faccia un altro controllo a questi due ragazzi affinché verifichino che il Covid non ci sia più. Per cui è una comunicazione, è una cosa che mi sentivo di fare alla nostra collettività, visto il periodo in cui ci troviamo, proprio per la trasparenza e perché non voglio che si creino allarmismi e che tutto questo passi attraverso i social in modo sbagliato. Ficarazzi, invece, per fortuna, continua ad essere uno dei pochi paesi Covid-free della provincia. Il sindaco Paolo Francesco Martorana ha ricevuto da parte del responsabile dell'unità operativa di prevenzione territoriale, il dottore Marcello Scalici, l'esito dei tamponi effettuati, che sono tutti negativi, compresi quelli effettuati a persone che erano state poste in quarantena. Il sindaco Martorana ringrazia l'ASP di Bagheria per l'eccellente lavoro di prevenzione e conoscenza che sta facendo la Guardia Medica di Porticello, che è deputata ad effettuare i tamponi su tutto il territorio del distretto sociosanitario, che rappresenta un fiore all'occhiello di tutta la provincia di Palermo.